Siamo operativi? Abbiamo un piccolo problema, ragazzi. Siamo alla mia postazione, sto utilizzando la GoPro perché non funziona più la mia webcam. Ha deciso di smettere di funzionare da un momento all'altro e io in questo momento sono un po' in difficoltà. In questa situazione avrei preso la mia videocamera normale. Il problema è che non riesco a trovarla più. Quindi molto probabilmente nei giorni in cui sono sceso a Firenze per le feste o l'ho dimenticata lì o l'ho persa. E il problema è che dentro c'erano anche un botto di file che avevo registrato. In particolare in questo momento mi sarebbe piaciuto realizzare un video dove unboxo un regalo che mi è arrivato direttamente da YouTube. YouTube mi ha mandato questo pacco enorme da spacchettare con dentro probabilmente tantissime cose fighe. Essenzialmente qual è il problema? È che io non so che ripresa sta venendo fuori in questo momento, però volevo assolutamente farvi vedere che caspita c'era dentro. Questo sono io che racconto su WhatsApp le mie disavventure. Nello zaino non c'è, nel giubbotto non c'è. Io non so come registrare questo video. Esatto. Adesso. Tranquilli ragazzi, che ancora una volta ce la caveremo e improvviseremo. Il pacco che mi è arrivato è questo qua ed è una scatola direttamente da YouTube Gaming. La apriamo un po' i vecchi metodi, spacchettiamo e rompiamo tutto quanto. Va bene così. Guardate che bello, raga. YouTube Gaming. Qua di lato c'è anche scritto il mio nome, Stepney. È per me allora. Beh, ovvio che per me, me l'hanno inviata quelli di YouTube. È normale che per te. Come si mostra però un pacco del genere? Non lo so, non so neanche da dove iniziare. Oh, YouTube Gaming. This year has been huge for gaming on YouTube and you have played a big part in that. Grazie. We'd like to say thank you and celebrate the launch of the new gaming destination on YouTube together with love from the YouTube Gaming team. Grazie, che gentili. Non c'è scritto altro, quindi questo video probabilmente un messaggio l'hanno mandato a tutti uguale. Vediamo un po' che cosa c'è al suo interno. Io vado a spacchettare, eh. È ancora tutto imbustato, non ho la più pallida idea di cosa sia. Vediamo cosa hanno avuto in mente di regalarci. A primo impatto questa qua sembra una magliettina. Che figa. C'è il logo di YouTube ricamato qua in alto a destra. E poi c'è la scritta Stepney sul cuore. Questa la utilizziamo per le convention fatte direttamente da loro. M, quindi dovrebbe anche andare bene. Me la metto subito. Volete vedere come si indossa una maglietta di YouTube Gaming? In questo modo qua. Beh, devo dire che non è affatto male. Molto leggera e anche davvero comoda. Insieme alla maglietta ci hanno messo anche una bella giacchettina con la stessa texture, la stessa patch di coloro che giocano, che ne so, a basket o a football. In pelle? Wow, ricamato qua sulla spalla, figo. Che ne dite, raga? È caruccio? Beh, non è male, si può anche chiudere volendo. Poi dicono che YouTube non si preoccupa dei suoi creator. Intanto evita che patiscano del freddo ed è molto carina come cosa. Una parte di me sperava di trovare il Diamond Button dentro a questa scatola. Però il Diamond Button lo danno a chi ha 10 milioni di iscritti. E noi siamo solamente, tra virgolette, a 3.6 milioni. La strada è ancora lunga, abbiamo da poco superato un terzo del percorso. Ed evidentemente tengono a cura questa nostra avventura, perché ci hanno fornito anche lo zaino ufficiale di YouTube Gaming con la targhetta Stepney. Guardate che bello. Dovete sapere, se non lo sapete già, che io sono un appassionato di zainetti. Ne ho veramente un sacco. E questo potrebbe farci comodo, considerando che c'è anche la tasca per il computer qua dietro. I nostri zaini sono leggermente più professionali di questo qui, ma è una cosa carina. Io apprezzo i regali, sempre. Neanche qua dentro, raga, ci hanno messo il Diamond Button. Vorrà dire che ci tocca arrangiarci. Ormai lo richiudo per bene e ve lo faccio vedere a dovere. Questo è lo zainetto, raga. Molto semplice. Chi è il tuo youtuber di fiducia, eh? Non mi ferma più nessuno. Total black for me. Look at this. Like that? Non è che quelli di YouTube Gaming hanno per caso un GPS integrato nelle fotocamere dei creator per ritrovare la mia per piacere? Miniatura? Mi rivedo specchiato là dentro, bellissimo. Non so se vedrete qualcosa, a parte che sembra un cubo infinito visto da così. Ma ciao! Spero che i tipi di YouTube non riguardino questo video perché altrimenti dicono: ma a che diavolo abbiamo dati sti vestiti e la felpa alla persona sbagliata? Ormai il nostro percorso di creator è molto più ampio rispetto solamente a YouTube. Però sul canale non sono mai mancati contenuti anche nei periodi davvero più complicati del nostro percorso. Perché lo sapete, è il nostro punto di riferimento. Noi carichiamo video costantemente sui nostri canali per tutti coloro che ci supportano da quando abbiamo iniziato. Ovviamente tante persone sono cambiate, non sono sempre gli stessi fan che ci seguono. Sono veramente pochi quelli davvero fedeli, perché col corso del tempo poi magari le persone
non hanno smesso di seguire un gioco o addirittura di seguire lo youtuber stesso. Parlo anche di me in prima persona, che l'ho fatto con altri youtuber. Cose per essere davvero degli youtuber. Allora, vi serve un treppiedi sul quale dovreste montare una videocamera, che in questo momento però non c'è. Potrei averla lasciata in cucina per registrare Brawl Stars. Controlliamo. Beh, perché non sperarci? Magari potrebbe essere qua veramente, o forse no. C'è un po' di disordine perché c'è stata una festa ieri sera. Oggi è il compleanno di Sbucci. Mi raccomando, seguite il suo profilo di Instagram. Lui fa anche le live e su YouTube ogni tanto carica qualche video. Non c'è la mia videocamera. Beh, posso chiedere agli altri se l'hanno vista, però in compenso magari sono fortunato, no? Da nessuna parte. Questo è il regalo che mi ha fatto YouTube. YouTube, ti dimentichi degli altri? Io ho dimenticato la videocamera da qualche parte, l'ho persa. E YouTube si è dimenticato la lamella gioca per me. Sto cercando la mia videocamera. Dove stai andando? Da nessuna parte. È per l'avventura di 10 milioni. E io ho detto, ma dov'è il mio diamond button? Ma è... quale 10 milioni? E devi arrivarci. Mollo, inizio a fare il video. No, no. Siamo un terzo, ho detto. Io non so neanche cosa sto inquadrando, a dirvi la verità, con questa GoPro. Che merda. Come che merda? Che schifo, ragazzi. Torniamo nel 2010. Ciao. Ciao. Dov'è la mia videocamera? Colino 4. Non la trovo più. Perché sei vestito così? Perché è la roba che mi ha inviato YouTube. Vedi che c'è scritto step. E devo registrare un vlog, ma ho perso la mia videocamera. E lei dice con la Hero 4. Ma fa cagare, Stefano. Forse è meglio l'iPhone, però. Era meglio l'iPhone. Molto meglio l'iPhone, Stefano. Fa cagare la Hero 4. Ma tutti registrano con la GoPro delle riprese bellissime. Gente che si lancia. Siamo arrivati alla 7. Siamo arrivati alla 7. No, vabbè, ormai chiudiamo questo video con la 4. Poi. Improvvisiamo. La qualità la lasciamo agli altri. Comunque, questo video andate a comprare la 7. Non ho bisogno di un'altra videocamera. Rivoglio la mia videocamera. Che sono tutte queste offese? Da nessuna parte. Me l'hanno regalato loro lo zainetto. Ma fa schifo sto video. Perché? Ma come che schifo sto zainetto? Non mi piace. Scusate, si era interrotto tutto perché era piena la micro SD. Abbiamo aggiornato la Hero 4 e Hero 5. Abbiamo controllato le clip. E sono una figata assurda. Che c'è? Che fan cagare. Vatti a comprare una GoPro i 7. Questa è bellissima, è grandangolare. Come bellissima. Serve a noi. Bello. Abbiamo un regalino per te. Come distruggere tutto. Ma questa è un'altra ancora. Questa è la 5. È di su. Però poi è la mia. Perché hai comprato la 5 tu? Se c'è la 7? Sei più stupido di me. Poi ho comprato anche la mia. Questa è la mia, no? Ah, la mia nel cassetto. Che cosa inquadri così? Lo vedo, io vedo cose inquadri. Lo so, e poi divento largo. No, non è vero, sei solo una persona molto pensierosa. Non mi rubare le cose. Ma non sono... Vabbè, ormai facciamo un tour della casa veloce in GoPro. Allora, questa è camera di Tudor. Questa è camera... Questa è bagno di Surri. Portiamo la camera di Surri nascondiamo in bagno. Vabbè. Vlog della casa. Vlog della casa, ormai è diventato. Era la vacanza. No, non l'ho mai fatto con la GoPro. Questo è il salotto. È un po' in disordine, ma queste sono tante felpe nostre. È un po' il magazzino. Qua ci sono tutti i LED che abbiamo utilizzato per i video di Jaden. La nuova scritta fatta da Sasha. Tutti i pupazzetti montati nel tempo da Masarone e da altre persone. Poi ci abbiamo sul muro Marilyn Manson. Ci abbiamo un sacco di cose. E dov'è Sasha? Sono qua. Tu stai facendo una missione? Eh sì. Cosa state facendo? No, è al contrario. Dobbiamo riparare il lavandino. Vai, vai, ci sto. Questo è il mio bagno, ragazzi. Ciao, quello sono io. Dove vai? Da nessuna parte. Basta rubargli le scarpe. Poi sei dopo smatta da morire. Vabbè. Ci sta. Ci avete ricreduto? Timelapse di te che si semina la cucina. Facciamo per il tuo canale. Qui abbiamo i nostri armadi. Sopra sono gli scatoloni. Dove? Volete vedere il nostro armadio? Niente, vestiti. Non giusto che sia. Ancora tu. Cos'è? Stiamo arredando il bagno. Raga, ma sto per andare a cagare. Sono cos'altro c'è da prendere? Oh, via da questa stanza. Stiamo lavorando. Non state facendo un cazzo, vedi? Stiamo lavorando anche noi, vedi che c'ho la GoPro in mano. Quello è un cop grosso. No, non ho in camera mia, poi sono io il responsabile. Solo vedere cosa abbiamo coppato. Ma poi ci lascio una cassaforte con la chiave. Soldi di siamo ricchi. Oddio. Hai visto là? C'erano dei lampi. No, dai, basta. Raga, andiamo a cena fuori stasera. Raga, sistemate la camera a posto di fare merdate. Andiamo a cena fuori. Dai. Tudor. Guardate, da veri fratelli, uno a te. Quando si rivedrà sta clip ci taglierà la testa a tutti.
Cosa se... No, è invece della cassetta, bastardo. Dov'è la cassetta? In bagno. Io direi che possiamo chiudere qua. Mi chiudo, che sennò qui finisce nel caos e non mi va. Cari amici, questo video termina qua. È la dimostrazione più palese che noi siamo youtuber in prima linea, buona la prima. Registriamo ciò che ci passa dentro al cuore e dentro la testa, quindi poco e nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, scrivetemi dove posso aver lasciato la mia videocamera, per piacere. Vi saluto, ci vediamo presto. Qua sempre è tutto. Buone! Ah, e ci tengo ancora a dire grazie a YouTube Gaming per questo regalino, davvero molto apprezzato. Aspetto ovviamente il Diamond Button in anticipo. Potreste darmelo, creiamo un caso in cui il Diamond Button arriva a un YouTuber che non ha 10 milioni di iscritti e ci divertiamo un po'.